Dottoressa Borsellino, un momento particolare, il ricordo di suo fratello a 25 anni dalla scomparsa, affinché quel sacrificio non sia stato inutile. È bello vedere tanti giovani, tanti ragazzi, la cultura della legalità deve sovrastare quella della sopraffazione. Perché quel sacrificio non sia stato inutile non lo dobbiamo ricordare solo una volta e tantomeno solo nel 25esimo, lo dobbiamo fare vivere ogni giorno e questi ragazzi sono proprio la dimostrazione di questo. Loro sono giovani, vivono intensamente la vita e la vivono tutti i giorni, non una volta l'anno. E allora sono i più adatti a testimoniare della vita di Paolo. La riflessione che facevamo, la mafia non è solo quella che uccide, è quella, ma è grave la mafia istituzionalizzata, quella che ammorba le istituzioni, quella che ammorba anche lo Stato in talune circostanze. Anche perché istituzioni e Stato sono quelle cose che dovrebbero darci sicurezza, quelle di cui fidarsi, quelle che ci dovrebbero permettere di guardare avanti con fiducia. Se sono loro i primi addirittura a fare patti con la mafia, insomma, forse dobbiamo ripensare qualche cosa.